Questo è un video in cui applichiamo regole già note, quindi no teoria, solo pratica. Facciamo un veloce ripasso sul calcolo delle potenze. Allora, più 7 alla seconda e meno 7 alla seconda hanno lo stesso risultato, perché più alla seconda rimane più, meno alla seconda all'esponente pari è più, 7 per 7 è 49. Più 7 alla terza, beh, avrà un risultato positivo, perché più all'esponente, a qualsiasi esponente rimane più, e 7 per 7 per 7 è 343. Meno 7 alla terza, meno alla dispari è meno, quindi avremo meno 343. E dopo il ripasso, una raccomandazione sull'uso delle parentesi. Meno 9 alla seconda, come vediamo nel primo caso, e meno 9 tra parentesi alla seconda, sono due situazioni diverse che dobbiamo saper gestire. Nel primo caso l'esponente lavora solo sul 9, quindi il meno è escluso dal calcolo della potenza e rimane meno proprio perché su di lui non agisce nessuna potenza. Sarà solo 9 alla seconda da calcolare, quindi il risultato sarà meno 81. È un po' come se avessimo scritto meno, aperta parentesi, 9, chiusa parentesi alla seconda, ma preferiamo non scrivere le parentesi per rendere la scrittura più leggera. Questa è una cosa che non ci deve sorprendere perché l'abbiamo sempre applicata quando non conoscevamo i numeri relativi e il meno non era il segno del numero, ma esprimeva solo l'operazione di sottrazione. Seconda situazione, meno 9 tra parentesi alla seconda. Ci dice che anche il segno è coinvolto stavolta nel calcolo della potenza e quindi il risultato sarà più 81. Ultima situazione, meno aperta parentesi, meno 9 chiusa alla seconda. Il meno fuori parentesi non viene toccato dalla potenza, quindi rimane meno. Il meno 9 tra parentesi diventa più 81 alla seconda, ma con il meno fuori ecco che diventerà meno 81. Abbiamo qui tre situazioni simili, ma in base a come sono disposte le parentesi ci danno dei risultati nel segno diversi. Ora avete tutti gli strumenti per affrontare un'espressione completa con i numeri relativi, perciò se volete fermate il video, risolvete questa espressione e poi fatelo ripartire per controllare. Allora, vediamo cosa risolverò in questo primo passaggio. Sicuramente le potenze, questa potenza, questa seconda potenza, avvierò anche questa somma algebrica. Questa somma algebrica, queste potenze all'interno della parentesi quadra le tengo lì, poi vedremo perché, e però risolvo l'ultima potenza. Mi raccomando, non posso semplificare questo 5 all'interno della parentesi, che è in potenza alla seconda, con il 5 fuori, perché la potenza ha la precedenza sulla moltiplicazione, quindi non si può semplificare il 5 col 5. Vediamo cosa è successo. Allora, meno un quinto alla seconda più un venticinquesimo. Più un mezzo alla seconda e più un quarto, con il meno fuori diventa meno un quarto. Qui ho iniziato queste due parentesi tonde, le somme algebriche. Abbiamo detto che all'interno della parentesi quadra non tocco le potenze, meno un settimo alla seconda è più un quarantanovesimo, il più non lo scrivo per poter togliere le parentesi e rendere la scrittura più leggera. Ora posso sì semplificare, ma stavolta semplifico il 25 con il 5 e divido naturalmente per 5. In questo passaggio che arriva, quindi scriverò appunto il risultato della moltiplicazione e delle somme algebriche. Eccoci qua. Quindi qui abbiamo un ventesimo, qui abbiamo 4 terzi, meno 5 terzi, il resto è rimasto uguale. Adesso risolverò questa moltiplicazione e comincerò a risolvere questa divisione, ma vediamo come. Allora, un ventesimo l'ho riscritto, qui abbiamo semplificato, è diventato meno un terzo. Ecco che qui, in questa divisione, ho applicato una delle proprietà delle potenze, perché abbiamo due frazioni, due potenze, che hanno basi diverse ma stesso esponente e sono divise tra di loro. Quindi posso anticipare l'operazione di divisione e lasciare la potenza, perché ho lo stesso esponente, da risolvere successivamente. Qua, essendoci un più, io non ho nessuna proprietà che mi può aiutare e quindi risolvo la potenza più 3 mezzi alla terza, che è più 27 ottavi. Vediamo cosa succede nel prossimo passaggio, che sarà il calcolo della divisione.
che diventa moltiplicazione, tutto il resto non è cambiato, semplifico dove è possibile e risolvo la moltiplicazione. Quindi vedete tutto uguale, in realtà io in questi tre passaggi ho fatto molto poco. Quindi questa moltiplicazione è diventata meno 5 mezzi e quindi adesso tocca calcolare la potenza alla terza. Eccola qui. Ho già anche anticipato questa operazione di somma algebrica che potevo anche non fare, ma ormai che c'ero, visto che avevo poche cose da fare, ho preferito approntare. Vediamo cosa succede nel prossimo passaggio. Allora abbiamo risolto questa somma algebrica, più 3 meno 20 fa meno 17 sessantesimi. Ho sommato anche i numeri all'interno della parentesi quadra che avevano lo stesso denominatore, quindi ho fatto direttamente 100, meno 125 più 27 che fa meno 98, con il meno fuori diventato più 98 ottavi. Ecco che semplifico il 98 con il 49 perché posso risolvere la moltiplicazione, il 2 con l'8 naturalmente, e quindi avrò quest'ultima operazione da risolvere. Quindi meno 17 più 15 fa meno 2 sessantesimi, semplifico, meno 1 trentesimo è il risultato.